e così saranno il mio popolo e Dio sarà il loro. Pater nostro, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, siamo al centro della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, un'iniziativa ecumenica che si è andata strutturando ormai da oltre un secolo e che attira ogni anno l'attenzione su un tema, quello dell'unità visibile tra i cristiani, che coinvolge la coscienza e stimola l'impegno di quanti credono in Cristo. E lo fa innanzitutto con l'invito alla preghiera, ad imitazione di Gesù stesso, che chiede al Padre per i suoi discepoli, siano uno affinché il mondo creda. Il richiamo perseverante alla preghiera per la piena comunione tra i seguaci del Signore manifesta l'orientamento più autentico e più profondo dell'intera ricerca ecumenica, perché l'unità, prima di tutto, è dono di Dio. Il tema di quest'anno è preso dal Vangelo di San Luca, dalle ultime parole del risorto ai sei discepoli. Di tutto questo voi siete testimoni. Sia ad un mondo che non conosce Cristo, che sia è allontanato da Lui o che si mostra indifferente al Vangelo, i cristiani si presentano non uniti, anzi spesso contrapposti. Sarà credibile l'annuncio di Cristo come unico Salvatore del mondo e nostra pace? Il rapporto fra unità e missione, da quel momento ha rappresentato una dimensione essenziale dell'intera azione ecumenica e il suo punto di partenza. Ed è per questo specifico apporto che quella conferenza di Edimburgo rimane come uno dei punti fermi dell'ecumenismo moderno. Il breve testo proposto come tema di tutto questo voi siete testimoni è da leggere nel contesto dell'intero capitolo 24 del Vangelo secondo Luca. Tutto ciò, se vediamo il contesto del capitolo, vuole innanzitutto dire la croce e la risurrezione. Hanno visto la crocifissione del Signore, vedono il risorto e così cominciano a capire tutte le scritture che parlano del mistero della passione e del dono della risurrezione. Tutto ciò quindi è il mistero di Cristo, del Figlio di Dio fattosi uomo, morto per noi e risorto vivo per sempre e così garanzia della nostra vita eterna. Ma conoscendo Cristo, questo è il punto essenziale, conosciamo il volto di Dio. Cristo c'è soprattutto la rivelazione di Dio. Tutti gli uomini, da tutti i tempi, indovinano che ci sia Dio, un Dio unico, ma è lontano, non si mostra. In Cristo questo Dio si mostra, il Dio lontano diventa vicino. Tutto ciò è quindi col mistero di che soprattutto Dio divenuto vicino a noi. Implica ancora un'altra dimensione, Cristo non è mai solo. Cristo è venuto, morto solo, ma risorto per attirare tutti a sé. Cristo, come dice la Scrittura, si crea un corpo, tutta l'umanità riunisce nella sua realtà della vita immortale. E così in Cristo che riunisce l'umanità conosciamo il futuro dell'umanità, la vita eterna. Tutto ciò quindi è molto semplice, in ultima istanza conosciamo Dio. Conosciamolo conoscendo Cristo, il suo corpo, il mistero della Chiesa e la promessa della vita eterna. Adesso la domanda seconda, ma come noi possiamo essere testimoni di tutto ciò? Possiamo essere testimoni solo conoscendo Cristo. E conoscendo Cristo anche conoscendo Dio.
Ma conoscere Cristo certo implica una dimensione intellettuale, imparare quanto conosciamo da Cristo. Ma è sempre molto più che un processo intellettuale, è un processo esistenziale, un processo dell'apertura del mio io, della mia trasformazione nella presenza e dalla forza di Cristo, e così anche l'apertura a tutti gli altri che devono essere il corpo di Cristo. E così è evidente che conoscere Cristo come processo intellettuale e soprattutto esistenziale è un processo che ci fa testimoni. Con altre parole, possiamo essere testimoni solo se Cristo conosciamo da prima mano e non solo da altri, dalla nostra propria vita, dal nostro incontro personale con Cristo, incontrandolo realmente nella nostra vita di fede, diventiamo testimoni e possiamo così contribuire alla novità del mondo, alla vita eterna. La celebrazione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci porta a considerare altri aspetti importanti per l'ecumenismo. Innanzitutto, il grande progresso realizzato nelle relazioni tra chiese e comunità ecclesiali dopo la conferenza di Edimburgo un secolo fa. Il movimento ecumenico moderno si è sviluppato in modo così significativo da diventare nell'ultimo secolo un elemento importante nella vita della Chiesa, ricordando il problema dell'unità tra tutti i cristiani e sostenendo anche la crescita della comunione tra loro. La Chiesa Cattolica, dal Concilio Vaticano II in poi, è entrata in relazioni fraterne con tutte le Chiese d'Oriente e le comunità ecclesiali d'Occidente, organizzando in particolare, con la maggior parte di esse, dialoghi teologici bilaterali che hanno portato a trovare convergenze o anche consensi in vari punti, approfondendo così i vincoli di comunione. Così vediamo che c'è una dimensione della nostra responsabilità di fare tutto ciò che è possibile per realmente arrivare all'unità, ma c'è l'altra dimensione dell'azione divina, perché solo Dio può dare l'unità, una Chiesa, un'unità autofatta sarebbe una cosa umana, ma noi desideriamo la Chiesa di Dio, fatta da Dio, e Dio creerà, quando è la sua volontà, l'unità quando noi siamo preparati. E dobbiamo anche tenere presente, da una parte, quanti progressi reali sono raggiunti nella collaborazione, nella fraternità di tutti i cristiani in questi ultimi 50 anni, e nello stesso tempo sapere che il lavoro ecumenico non è un processo lineare. Problemi vecchi, nati dal contesto di un'altra epoca, perdono il loro peso e dal contesto nostro nascono nuovi problemi, nuove difficoltà. Perciò dobbiamo sempre essere tutti noi disponibili per un processo di purificazione nel creare il Signore ci renda capaci di essere uniti. Cari fratelli e sorelle, per la complessa realtà ecumenica, per la promozione del dialogo, come pure affinché i cristiani nel nostro tempo possano dare una nuova testimonianza comune di fedeltà a Cristo davanti a questo nostro mondo, chiedo la preghiera di voi tutti. Il Signore ascolti l'invocazione nostra e di tutti i cristiani che in questa settimana si eleva a Lui con particolare intensità. Grazie. E così saranno il mio popolo, Dio sarà il loro. Pater nostro, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.